sulla sabbia o sulla roccia. Gesù ci dice oggi che non ci possono essere vie di mezzo o compromessi, o di qua o di là. La casa rimane saldamente al suo posto oppure crolla in mille pezzi. La scelta del Vangelo richiede questa radicalità perché la sequela non sopporta mezze misure, distrazioni, nostalgie o uscite di sicurezza. In gioco ci sono i fondamenti del vivere e non le pagliuzze di ogni giorno. Costruire sulla roccia e mettere la propria esistenza totalmente nelle mani di Dio e rispondere liberamente ad un amore che ci anticipa e ci sorprende. Costruire sulla roccia e non accontentarsi delle mezze misure e pagare con il proprio sudore scelte controcorrente che profumano di Vangelo e di bellezza. Costruire sulla roccia e investire la propria libertà e fare progetti sul proprio futuro, lasciandosi guidare dal soffio delicato e potente dello Spirito. Costruire sulla roccia e dire dei no per far spazio a dei sì che allargano il cuore e rendono capaci di un amore inaspettato e sorprendente. Su quali basi prendi le decisioni per la tua vita? Come reagisci davanti ai problemi che la vita ti pone davanti? Con pazienza o nervosismo, ansia e rabbia? Come puoi essere più docile alle ispirazioni della parola di Dio?